Eccoci di nuovo insieme, dunque questo grido di allarme, così lo abbiamo definito nel nostro telegiornale, delle IPAB, gli istituti pubblici di assistenza e beneficenza, questo l'acronimo, sono 16 nella nostra provincia, qui sono ospitati 2.000 dei 5.500 ospiti di tutto il Veronese, che dicono attenzione, i costi sono già alti, ma potrebbero aumentare costi per ogni persona ospitata, costi naturalmente che vanno a gravare sulle famiglie. Sentiamo la parte sindacale. Giovanni Zanini, diceva Bigonna, c'è anche un ruolo dell'ente locale, della regione, nel tentativo di mettere in campo degli interventi. Sappiamo però anche a che ritmi galoppa la situazione demografica del nostro paese e quindi la popolazione sarà sempre più anziana, la stima è che tra 10 anni siano 20 milioni in Italia gli anziani e quindi è un problema che rischia, diciamo, di esplodere se già adesso non sia critico e grave. Sul fronte sindacale a che cosa si sta pensando? Allora, noi stiamo rilevando molte criticità riferite al personale e registriamo una disaffezione alle professioni sociosanitarie. Lo vediamo dalla mancata partecipazione ai concorsi per le assunzioni di OSS, infermieri e per la parte medica. Lo registriamo dalle molte uscite dall'ambito pubblico, dall'ambito privato, perché si ritiene che sia un lavoro ormai troppo faticoso per quelle che potrebbero essere le prospettive di crescita professionale, come anche quelle di una giusta remunerazione da un punto di vista economico. E vorrei premettere, quando ho sentito prima Anna Maria, noi dovremmo cambiare paradigma, non sono spese, questi sono investimenti che possiamo fare per il futuro. Perché, come dicevi, la demografia ci sta dimostrando un'ondata di anziani che vengono avanti e che probabilmente chiederanno servizi. Dall'altra parte, non abbiamo il personale sufficiente neanche in questo momento che diciamo potrebbe essere un qualcosa di sostenibile. Le cose non si possono, diciamo, integrare, non possono andare nella giusta direzione. Deve essere fatto una rivisitazione dei bisogni dell'utenza e anche del personale che poi che seguirà questa utenza, sempre all'interno di un progetto ben più grande del socio-sanitario, del territoriale, che deve essere rivisto. Non possiamo ancora ragionare con le IPAB che sono nate ancora con la legge Crispi del 1890, dobbiamo vedere ora, mappare quali sono i bisogni in questo momento e dare delle risposte soddisfacenti sia all'utenza sia al personale. È un aspetto quello che sottolineava Zanini Bigon che sembra quasi controintuitivo, no? Cioè in un momento in cui la sanità ha bisogno di figure specializzate e potrebbe essere un buon investimento anche professionale, c'è se non un fuggi-fuggi comunque qualcosa che ci assomiglia. E questo dice molto però di come abbiamo trattato la sanità pubblica forse negli ultimi anni. Anna Maria. Condivido, l'abbiamo trattata veramente male, con continui tagli e mancate riforme, perché poi non è una questione, giustamente come veniva osservato da Giovanni, di costi o di spese, è un investimento. Gli OSS sono sottopagati rispetto al lavoro che fanno. Perché? Perché non è possibile, di fronte a lavori con turnazione, a lavori così pesanti e importanti, avere stipendi o versare stipendi per 1.300-1.400 euro al mese. Nel momento in cui andiamo a trattare proprio il contratto collettivo nazionale, è da specificare anche che se le risorse non vengono accantonate nella legge di bilancio, di fatto non possiamo neanche procedere al rinnovo contrattuale di queste persone. Siamo già con contratto scaduto e quindi dobbiamo vedere e fare i conti con queste. Sì, gli stipendi corrispondono a questo, però pensiamo che si lavora di sabato, di domenica, nelle festività, si lavora di notte, si fanno le turnistiche anche di reperibilità e responsabilità importanti.
non abbiamo mattonelle sotto, ci sono persone che hanno delle grosse necessità. Ecco, c'è un tema anche relativo alle attese, diciamo, per i posti. Proviamo rapidamente a sentire entrambi i nostri ospiti. Zanini, c'è anche questo aspetto, sono lunghe, no? Sì, noi stiamo vivendo per effetto forse anche dell'ondata di Covid dove ci siamo dovuti occupare di altro, però nel frattempo non siamo riusciti a mantenere quel trend di risposta ai bisogni dell'utenza. Infatti abbiamo un problema grosso di liste di attesa. E con queste non possiamo far fronte in quanto non vi sono le risorse per far fronte a questo. È come un cane che Sì, si un cane morde che si morde la coda. la coda e di fatto potremmo fare della libera professione, molti si stanno licenziando, quindi facciamo fatica a sostituire quelli che vanno via oppure passano addirittura a partita IVA perché così si riesce a prendere qualcosa di più, ma nel concreto non riusciamo a snellire queste liste d'attesa. Grazie.